Catherine Deneuve, insieme ad altre importanti esponenti del mondo culturale francese, ha scritto una lettera su Le Monde che è diventata molto importante e famosa, perché ha detto non esageriamo sul caso Weinstein e sulle associazioni come MeToo. Le donne possono sempre rifiutare le avance e forse stiamo iniziando a fare una caccia alle streghe. Molti l'hanno criticata, forse la critica più incredibile è quella che ha fatto, come si può permettere di fare soltanto un artista, un pittore italiano. Si chiama Alessandro Palombo, che ha pubblicato un'immagine di Catherine Deneuve davvero impressionante, con Catherine Deneuve con un occhio nero, con il sangue che le esce dal naso e dalla bocca, insomma una Catherine Deneuve sfigurata, con un claim: viva la libertà! Importunare? Punto di domanda. Come dire, Deneuve, che cosa dici? Non hai capito quello che sta succedendo? Guarda come sarebbe la tua faccia se non ci fossero queste donne che combattono per la loro libertà e soprattutto per evitare che ci siano casi Weinstein nel futuro. Devo dire che in questo caso, nella gigantesca bolla della finzione mondiale, beh, in fondo abbiamo trovato un altro signor Corsi, ma qui probabilmente la polizia postale italiana non arriva e non ci sarà nessuno che si mette a perquisire l'artista. Però la faccia della Deneuve è sfigurata e in fondo la Deneuve ha detto una cosa che molti condividono, e cioè che le donne, come gli uomini, ci hanno sempre la possibilità di dire no. Potete essere d'accordo o non d'accordo, ma quello che ha fatto vedere l'artista italiano è che chi non è d'accordo può sfregiare, anche se metaforicamente, la faccia della Deneuve. Siete d'accordo su questo fotomontaggio? Beh, insomma, forse ha superato il limite, come lo ha superato anche il ragazzo, anzi il pensionato, anzi l'artigiano di Cosenza, che ha sfregiato in maniera ignobile la figura di Laura Boldrini. Dobbiamo darci tutti una calmata e forse pensare che le nostre immagini sulla rete hanno un effetto peggiore del danno che vogliono curare.